Come era ovvio che fosse, l'annuncio dei pass di espansione dedicati a Pokémon Spada e Pokémon Scudo ha rigettato la community Pokémon nelle fiamme di una discussione senza fine. Come al solito in situazioni come queste, però, nelle quali una novità sconvolge un passato di un brand, schierarsi a spada tratta tra i detrattori o tra i difensori è una scelta sbagliata di principio. Occorre semmai abbracciare il senso critico e soppesare tanto gli aspetti positivi quanto quelli negativi di una novità e soprattutto, cosa più importante, contestualizzare le informazioni che abbiamo con l'ambiente che le circonda. Ed è per questo che oggi, in questo video che avrebbe dovuto uscire mercoledì ma che è stato ritardato per problemi tecnici, vi darò la mia visione a 360 gradi sull'argomento, andando anche a toccare delle critiche e dei pareri che sono stati dati a riguardo dalla community. Ed è con queste premesse dunque che vi do il benvenuto in questo nuovo Critical Hit. Voglio iniziare questo video spezzando una serie di lance in favore dei DLC e di Game Freak in generale. Intanto si può dire quello che si vuole, ma i DLC fanno bene. E al di là dell'industria videoludica, che non è un argomento totalmente alienato dalla realtà, fa bene in generale alimentare qualcosa dopo che è nato per mantenerlo in vita. Sia esso un organismo, una relazione o un videogioco. Questo per dire che contenuti ad espansione, soprattutto per una casa come Game Freak, che necessita di stare dietro dei ritmi di produzioni incalzanti, e negarlo vuol dire sostanzialmente vivere nel mondo delle fiabe, fanno bene. E fanno sicuramente più bene del famosissimo e celebre, purtroppo in negativo, terzo titolo. Vi sarà dunque all'interno di Game Freak un'esigua parte del team che lavorerà a questi contenuti di espansione per un gioco che però è già uscito, e d'altro canto la maggioranza dello staff si dedicherà a progetti futuri, quali molto probabilmente i remake di Diamante e Perla. Al di là di questo discorso però, vi è un'altra critica che è stata mossa a questi DLC anche da content creator importanti di community italiane e estere. In questo momento mi viene in mente Gravier, ma ce ne sono tanti che l'hanno fatta, ed è quella secondo cui i giochi in un modo o nell'altro siano stati castrati per vendere la parte tagliata dal prodotto finale come DLC e dunque ricavandoci più soldi. La critica in questione, non mi riferisco necessariamente alla singola critica fatta da Gravier visto che l'ho citato, ma intendo più in un senso di panorama generale, poggia sull'idea che in passato avessimo usufruito di questi contenuti che avremo a 90 euro con gioco più DLC a 50 euro con un gioco normale. Ora, per quanto sicuramente fatto in buona fede a mio avviso, questa critica posta in questi termini è un po' fuorviante. Prendiamo i leggendari ad esempio. Certo, in Pokémon Ultrasole erano tutti presenti e tutti catturabili, ma Ultrasole era già un DLC di Pokémon Sole e Luna, non dichiarato e venduto a prezzo pieno. E questa cosa si è sempre detta ed è sempre stata evidente. Vogliamo fare un altro esempio? Facciamo un altro esempio. Il DLC dedicato all'Isola dell'Armatura, per come si presenta, è paragonabile sotto certi punti di vista ad un episodio Rainbow Rocket o a un parco lotta di Hoenn. Ma queste due feature sono presenti in Pokémon Ultrasole la prima e in Pokémon Smeraldo la seconda. E se per quanto riguarda il primo gioco abbiamo già specificato che si tratta di un DLC a prezzo pieno, Pokémon Smeraldo, al di là della nostalgia ma alla luce dei fatti, è la stessa identica cosa. Quindi semmai quello che avremo con Pokémon Spada e Scudo più DLC alla fine del 2020 non sarà il contenuto di un gioco Pokémon, ma sarà il contenuto di un'intera generazione Pokémon e quindi di due giochi Pokémon. E lo avremo ad un prezzo che nel peggiore dei casi sarà identico a quello di titolo più DLC a prezzo pieno, e nel migliore addirittura un prezzo minore. Questo chiaramente nella speranza che non se ne escano nel 2021 con un terzo titolo di Pokémon Spada e Scudo. Lo reputo improbabile, ma se lo facessero allora questo video dovrebbe cambiare totalmente indirizzo. Ma dalle parole di Game Freak sembra trasparire che questo titolo almeno per questa generazione non ce l'avremo, e quindi bene così. Peraltro, quasi a volerlo fare apposta, le lande innevate della corona, che sono la seconda parte del pass di espansione, usciranno in autunno 2020, che ironicamente, ma probabilmente nemmeno troppo, è giustamente il periodo in cui sarebbe dovuto uscire il terzo titolo. E parliamoci chiaro, nessun gioco di esordio di una generazione, quindi nessun rubino, nessun diamante, nessun nero, nessun X, ci ha mai fornito un post-lega della caratura di quello che sembra invece fornirci Pokémon Spada e Scudo con i suoi due DLC. Detta diversamente, quello che avremo nei DLC dell'ottava generazione non sarà il post-game di Diamante e Perla, sarà direttamente Platino. E questo è evidente già dalla forma dei DLC, che un Pokémon Diamante e Perla non hanno mai presentato un capitolo nuovo con nuovi sbocchi di trama in postgame. Tra l'altro, a chi sostiene che certo avessero già in mente tutto, avessero già progettato tutto, che in un mese e mezzo non te ne esci con certe cose, rispondo che sì, è normale progettare le cose per il futuro. È verosimile che abbiano anche già iniziato a progettare i remake di Diamante e Perla, ma non per questo ve li fanno uscire con Spada e Scudo. E questo perché tra i bozzetti che abbiamo visto nella Pokémon Direct e l'effettivo lavoro di sviluppo di quei bozzetti c'è di mezzo, per l'appunto, del lavoro. E ragazzi, facciamo i seri, nella Direct loro
loro lo hanno detto, siamo nel pieno dello sviluppo di questi DLC, quindi non ce li hanno pronti. Io non ho finito di editare un video e c'ho il file grezzo su Premiere, non vi pubblico il video, non ha senso. No, non hanno tutto pronto, non stanno tagliando dal gioco base e sono nel pieno dello sviluppo di qualcosa di nuovo. E non volere accettare questo vuol dire nel migliore dei casi essere distratti e nel peggiore dei casi essere dei complottisti. E prima di ricevere commenti deliranti qui sotto, lo so benissimo che comunque questo DLC ha delle criticità. E se mi date il tempo di concludere con gli aspetti che a mio avviso sono positivi, poi parliamo anche di quello. L'altro aspetto che reputo ottimo di questi DLC è che i Pokémon che verranno introdotti al loro interno saranno resi disponibili nel gioco base tramite aggiornamenti gratuiti. Questo vuol dire che i Pokémon che sono stati originariamente tagliati fuori per mancanza di tempo, e lo hanno detto che li stanno ancora sviluppando, li avrete gratis. Ora, per piacere, smettiamola di dire che ci stanno vendendo tutti i Pokémon tramite DLC, perché questa, ragazzi, è disinformazione. La critica è sempre lecita, è sempre legittima ed è sempre positiva se fatta con criterio e soprattutto se fatta tramite informazione. Mi dà molto fastidio vedere che i dibattiti attorno a ciò che più dovremmo amare, cioè il brand Pokémon, si sta riducendo a chiacchiere da politica da Facebook. Cioè, vi siete lamentati che vi hanno tolto troppi Pokémon, e sia chiaro, a me non fregava assolutamente nulla, ho giocato benissimo anche senza Garchomp, ve lo posso assicurare. Ve li stanno aggiungendo gratis, lavorando in più gratuitamente, e vi lamentate? Cioè, i modelli lo hanno detto nella Direct, li stanno progettando adesso, sono nel pieno dello sviluppo, nel gioco non si sono nemmeno visti perché non ci sono. Qual è il problema? Il problema è forse che non potremo tenerli tutti perché non abbiamo la reale esperienza di catturarli. Beh, in Pokémon Sole e Luna non potevi uguale, mentre in Ultra Sole sì. E con ciò non voglio dire che debba sempre essere così e che sia giusto così, semplicemente lo è sempre stato. Quindi se occorre lamentarsi, occorre farlo con un criterio. E siccome questo desiderio impellente di avere sempre i Pokémon catturabili non l'avete mai manifestato, è inutile farlo adesso in maniera arrogante, come se non vi avessero mai ascoltati, non vi siete mai espressi. Se avete questa nuova esigenza all'interno dei giochi Pokémon, è giusto che facciate valere la vostra voce, ma dovete fare un revisionismo di 20 anni di campagna marketing e di prodotti Pokémon. C'è stato un ex giornalista videoludico, di cui ora non ricordo sinceramente il nome, che ha detto una cosa simile riguardo a Pokémon. Ha detto cioè che è inutile lamentarsi di Pokémon Spada e Scudo quando Pokémon è sempre stato così. Ora, lui parlava di business viscido dietro Pokémon. Io non condivido questo aspetto, ma condivido l'altro. Se dobbiamo lamentarci in questo momento di Pokémon Spada e Scudo, forse è il caso di farlo di tutto il brand Pokémon, se vogliamo davvero cambiare qualcosa. Posto che a me non frega nulla, però perché quando Pokémon Smeraldo è uscito i Pokémon erano tutti ottenibili solo scambiandoli da altre versioni e da altri giochi, nessuno si è lamentato? Ragazzi, le lamentele ci stanno e vanno portate all'attenzione qualora ci sono, ma vanno fatte con coerenza e con cognizione di causa. Se no, risultano semplicemente del hating, non solo per le persone che lavorano, ma anche per il lavoro di queste persone, che forse è ancora peggio. Mi fa piacere comunque constatare che dall'altro lato moltissimi, la maggior parte oserei dire, hanno accolto questi DLC in maniera positiva, anche critica se vogliamo, ma pur sempre positiva. E ciò anche da persone dichiaratamente avverse ai giochi base. Ragazzi, a costo di risultare ripetitivo, lo ripeto, lo scetticismo va bene, cioè non è semplicemente una scelta di vita legittima, ma è anche un modo di approcciarsi alla vita che è corretto. Ma lo scetticismo non può ricadere nel rifiuto di ogni cosa, sennò siamo punto a capo e non risolviamo niente. Voglio dire, anch'io a mente fredda ho sviluppato delle perplessità che adesso vi andrò ad esporre, ma ciò non mi ha portato a perdere l'obiettività. Questo DLC resta comunque un passo avanti gigantesco per il brand, da un certo punto di vista, anche a livello di mentalità. Comunque, detto ciò, credo che sia arrivato il momento di esprimervi quelli che sono i miei dubbi riguardo a questi DLC, e che sono principalmente due. Il primo è legato, come ho avuto già occasione di esprimere anche indirettamente in questo video, alla questione del prezzo. Benché il miglioramento, come ampiamente dimostrato in questo video, ci sia stato rispetto al passato, resta pur vero che Pokémon Spada e Scudo, per tutto quello che hanno dimostrato, oggettivamente 60 euro non li valevano. È vero che i contenuti PvE di postgame è stato sostituito un PvP molto più accessibile e che invogliava ad accedervi, ma anche tenendo conto di ciò, che è pur sempre lavoro e pur sempre va rispettato, bisogna dire che rispetto ai titoli
quelli precedenti che costavano di meno, spada e scudo quei 10 euro di differenza non li fa sentire. A mio avviso un prezzo onesto non sarebbe dovuto scalare fino ai 40 euro, ma 50 secondo me sarebbero stati giusti. Per un gioco che alla fine presenta 35-40 ore di campagna principale, se non rushata come molti hanno fatto, un ottimo sistema competitivo e ben gestito finalmente da Game Freak e soprattutto vari aggiornamenti che arricchiscono le terre selvagge di volta in volta. Ora, se i DLC singolarmente dovessero valere più di 15 euro, molto bene. Vorrebbe dire che alla fine tutto il pacchetto di Pokémon Spada e Scudo in generale, tutta l'ottava generazione, 90 euro li è valsi. Ma questo discorso, oltre che essere pura fantasia, non cancella il fatto che il gioco base forse è costato troppo. E allora forse andrebbe sistemato il pricing per permettere a chi magari non vuole accedere a un contenuto DLC, perché magari semplicemente giocatore più casual di Pokémon, possa comunque avere un gioco che rispecchi la somma che ha speso. In buona sintesi, non stiamo parlando in realtà di un problema legato ai DLC in sé, ma forse piuttosto al gioco a cui si accollano. E per quanto ciò che è stato mostrato nei DLC oggettivamente sembra essere tanta roba, dopo aver visto Pokémon Spada e Scudo e dopo aver constatato che 60 euro forse non li valeva, una punta di scetticismo mi sembra più che giustificata. Certo, personalmente mi fa molto ridere che ci sia lamentati del prezzo di Pokémon Spada e Scudo, ma su Let's Go io tutte queste lamentele non le abbia mai sentite. L'ultimo aspetto che mi preoccupa, e spero di sbagliarmi, è paradossalmente la possibilità che alcune texture vengano aggiornate all'interno dei DLC per renderle più dignitose. Traggo le seguenti immagini e le seguenti informazioni da un articolo di Pokémon Next che spero di essermi ricordato di mettere in descrizione. Nel caso, per piacere, ricordatemi nei commenti di farlo, che potrei dimenticarmi tra una cosa e l'altra. Ora, quanto evidente da questa immagine, pare che all'interno dell'isola dell'armatura le texture tanto criticate degli alberi abbiano ricevuto un restyling grafico, rendendo la vegetazione di quella terra selvaggia quantomeno dignitosa. Certo, non stiamo parlando di Breath of the Wild, ma perlomeno è passabile. Ora però, siccome la grafica di Pokémon Spada e Scudo, sto parlando del gioco base, è oggettivamente una grafica scadente, io credo che se ci sono delle migliorie, queste ultime non debbano essere ad esclusivo appannaggio dei DLC. Perché passi la Dexit, passi il fatto che al PvE è sostituito il PvP, ma che la grafica di Pokémon Spada e Scudo sia mediocre, è una carenza oggettiva al di là dei pareri personali. E questa non è una feature che è stata tagliata, il gioco deve avere una grafica, non puoi tagliarla, è una carenza. E quindi ben vengano i DLC, ben vengano i restyling grafici, ma questi devono essere estesi gratuitamente a tutti i giocatori. E allora, quando il gioco verrà aggiornato per aggiungere questi famigerati 200 Pokémon, credo che sia giusto e doveroso, se c'è un restyling grafico, aggiornare pure la grafica. Perché altrimenti non solo sarebbe una beffa verso il consumatore, dato che una tua carenza oggettiva non la devo pagare più soldi, ma sarebbe controproducente anche per il gioco stesso, che si ritroverebbe comparato ai suoi DLC e che si sentirebbe dire di essere peggiore dei suoi DLC, che è una cosa fuori di testa. Detto questo, io spero di avervi espresso al meglio delle mie capacità quelli che sono attualmente i miei dubbi e le mie certezze e le mie speranze su questi DLC. È indubbio che si siano un passo avanti per il brand e chi non vuole vedere ciò ha le fette di salame sugli occhi, ma è anche vero che bisogna vedere come Game Freak approccerà questa novità e se saranno in grado di non scatenare ulteriori polemiche. E viste le turbolenze con cui Spada e Scudo sono stati accolti dalla community, beh, io un occhio di riguardo a questi DLC comunque ce lo terrei. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!